Pescara Sestri Levante, la vittoria all'Adriatico manca dello scorso 9 dicembre 4-0 con l'Olbia, la novità sostanziale il ritorno tra i titolari di Tuniov, non al meglio, squizzato, parte dalla panchina Aloy, vertice basso, intanto un minuto di raccoglimento per ricordare e onorare la memoria del grandissimo Gigi Riva, un'autentica leggenda. In difesa Milani, preferito a Moruzzi, davanti a causa delle assenze di Accornero e Vergani, scelte obbligate Merola e Cangiano, a supporto di Cuppone. C'è questa prima conclusione del Pescara con Cangiano, la palla viene deviata e poi risponde la formazione ospite a pugni chiusi il portiere biancazzurro Plizzari, ma attenzione perché è stato pericoloso Margiotta, ex Latina, ex Chievo. La palla però si alza sopra la traversa, ancora pericoloso Margiotta, tiro però piuttosto telefonato su un errore di Milani in fase di impostazione. C'è il rinvio, il rilancio di Di Pasquale, capitalizzato da Gigi Cuppone con l'evidente complicità del difensore, maglia numero 5, difensore centrale del Sestri, Oliana, tutto solo, occhi negli occhi col portiere del Sestri Levante, Anacoura, non sbaglia, ottavo gol in campionato per Gigi Cuppone, 31esimo, ci prova Cangiano e poi la staffilata di Gheorghi Tuniov con la sfera che viene deviata, palla sopra la traversa, il gol del 2-0, sfida le leggi della fisica, Merola su cross di Milani dopo una intelligente apertura di Cuppone. È il sesto gol in questo campionato per Merola, 2-0 nel primo tempo, accusa il colpo la formazione ospite, qui però una buona possibilità con lo stesso centravanti della formazione ligure, vale a dire Margiotta, Francesco Margiotta, il tiro però centrale e non preoccupa più di tanto Plizzari. Siamo nel secondo tempo, c'è questo tentativo ancora del Sestri Levante, un ripallo favorevole, poi il destro con la respinta, pugni chiusi del suo difensore del Pescara Plizzari, poi ancora Pescara con Aloy, forse la deviazione di Anacoura che non è d'accordo, palo pieno colpito dal centrocampista biancazzurra, biancazzurro forte per Candiano e qui grande palla gol fallita dal Sesti Levante, era il solissimo il neo entrato Omoregbe e poi ancora ci prova su punizione la formazione biancazzurra, ci sono occasioni da una parte e dall'altra, ancora forte fratello di Luca, Riccardo Forte, 8 gol, fratello di Luca, ex giocatore del Pescara. Quindi 67esimo, Cuppone, il suo destro, la respinta di Anacoura, ci prova anche Cangiano, tiro ribattuto, murato e poi ancora vediamo il tentativo di Tuniov, la respinta sulla linea di porta da parte di un difensore, l'azione continua però, siamo sempre al 67esimo, tiro non irresistibile di Merola, la respinta di Anacoura, il tapin vincente di Davide Di Pasquale che festeggia nelle migliore in modo il suo 28esimo compleanno, classe 1996, il difensore centrale di Sant'Omero cresciuto nel Pescara, secondo gol consecutivo, 3-0 il parziale all'Adriatico, il Pescara dunque che domina nel secondo tempo, ci prova anche De Marco entrato nel corso della ripresa, una traversa clamorosa un po' che fa il paio con quella colpita dallo stesso giocatore del match col Perugia e poi forte in scivolata con la sfera che termina a fondo campo, finisce 3-0 per il Pescara, i progressi sono stati confermati rispetto alla trasferta di Arezzo, questa è la seconda vittoria consecutiva, Pescara batte Sestri Levante 3-0.